Sono stati presentati nell'ambito dell'Assemblea nazionale che si è svolta all'Hotel Continental di Napoli gli organismi recentemente eletti dell'AICAST, l'associazione datoriale nata dall'iniziativa di imprenditori, commercianti, artigiani, consulenti, operatori turistici che hanno ravvisato la necessità di creare una comunità per fare rete e promuovere lo sviluppo economico nei loro rispettivi settori. A fare gli onori di casa è stato il presidente nazionale Ciro Fiola, che ha spiegato il concetto dell'economia circolare fra i primi punti del programma. I servizi libricina riportata all'economia circolare, noi cercheremo di mettere insieme tutte le associazioni che fanno capo a noi per un'economia partendo dalle nostre. Noi verseremo su quel conto circolare una parte della quota associativa, faremo in modo che la spenderanno attraverso i nostri soci, quindi si creerà una sorta di fidelizzazione delle nostre imprese che impareranno a dare un contributo a chi è iscritto all'associazione. All'iniziativa è intervenuto anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che dopo aver sottolineato l'importanza della tutela del commercio in città, spinto anche dall'afflusso turistico, ha risposto così alla domanda se questa deve andare di pari passo alla lotta all'abusivismo. Sindaco, tutto questo deve andare di pari passo anche con la lotta all'abusivismo? Sì, sicuramente. Da un lato noi abbiamo la necessità di combattere l'abusivismo, di combattere chi fa concorrenza sleale, chi non paga le imposte, chi in questa maniera, evadendo o non rispettando le regole, alla fine diventa un concorrente invece dei commercianti onesti, che sono la larghissima maggioranza. Quindi questa è una cosa su cui l'amministrazione comunale è molto decisa, che è un percorso che facciamo anche insieme alle associazioni con cui abbiamo un dialogo costante.